Si è svolta questa mattina presso l'ITIS di Arezzo la premiazione del concorso Energicamente, che rientra all'interno del progetto Festa dell'Energia. Ci può spiegare in cosa consiste il progetto? Ma noi riteniamo che ci sono alcuni valori che vadano trasmessi ai nostri giovani, perché poi li diffondono, e i nostri giovani sono i cittadini del domani, sono anche del presente, ma comunque nel domani avranno ruoli importanti. In questo, attraverso questo progetto, che è diventato certamente il progetto didattico sui temi dell'ambiente e dell'energia più importante dell'Italia centrale, perlomeno dell'Italia centrale, cerchiamo di trasferire in modo giocoso, attraverso delle lezioni che noi in classe, che però non sono delle lezioni vere e proprie, sono dei momenti di incontro e di trasformazione di quella che è la cultura generale in tematiche di attenzione all'ambiente, attraverso anche laboratori teatrali, attraverso dei giochi, dei concorsi rivolti alle famiglie, rivolti alle classi, cerchiamo di trasmettere una sensibilità ai temi ambientali. Alla fine del percorso di Energicamente, che è un po' durante tutto il periodo scolastico, c'è una festa finale, la Festa dell'Energia, che facciamo in varie parti d'Italia, uno dei luoghi è ad Arezzo, e la Festa dell'Energia ha due giornate, quella di oggi, nella quale si premiano i partecipanti ai concorsi. Addirittura per uno dei concorsi il primo premio in assoluto è risultato aggiudicato ad una scuola di Arezzo, ma altri premi sono stati distribuiti, quindi in questo si è dimostrato come la vicinanza fra scuola e un'azienda che ha attenzione al territorio come Estra porta dei risultati di sensibilizzazione importanti, perché hanno vinto anche le famiglie.